Appena terminata la partita, un'altra vittoria, un altro 3-0, insomma, una bella prestazione, tre punti importanti. Sì, importanti punti, importante comunque continuare in questa striscia vincente. Non abbiamo giocato benissimo, nel senso che è stata una settimana un po' complicata, però diciamo che nei momenti importanti questa squadra ha tutte le risorse per risolvere le situazioni eventualmente di difficoltà e portare a casa il risultato per ora. Ecco, anche in questa occasione si è vista una buona correlazione muro-difesa, tante difese come a Conserice. Sì, è fondamentale che ultimamente ci gratifica anche in allenamento. Ovviamente poi incominciamo anche a fidarci del nostro muro, quindi già da un po'. Stasera abbiamo un po' faticato, soprattutto un po' ricezioni abbiamo concesso, però sappiamo che in questo momento le squadre che ci incontrano devono ottenere qualcosina in più dal servizio, quindi comunque poi abbiamo giocatori di palla alta per risolvere anche questi eventuali problemi. Come si dice sempre, la differenza la fa la regolarità. La nostra squadra, insomma, negli ultimi 2 mesi sta veramente esprimendo una buona continuità di risultati. Sì, nel senso che sicuramente c'è ancora qualcosa di perfezionabile, di migliorabile, soprattutto l'attenzione alla sequenza spesso che ci possono succedere, di errori, quando magari pensiamo di poter fare un certo tipo di attacco, di situazione. Però diciamo che abbiamo trovato un po' di serenità, abbiamo trovato un po' di continuità, come dici te, nei risultati. Ovviamente continuiamo ad andare avanti una partita alla volta, anche perché il campionato è molto lungo. E quindi ora subito testa a Vignola, un'altra squadra che comunque gioca molto bene e che cercherà anche lei di metterci in difficoltà. Ecco, Vignola è l'ultimo scoglio prima della sosta pasquale che ci vedrà poi impegnati nella finale di Coppa Italia, dopodiché il rush finale. Sì, ovviamente è più importante in questo momento pensare alla partita di Vignola. Poi abbiamo questo appuntamento con la Coppa Italia, sicuramente ce lo siamo meritati nelle due partite con Spoleto. Non so dirti se poi sarà un bene o un male non staccare per Pasqua, però insomma andremo sicuramente alle Final Four di Coppa con l'entusiasmo per divertirci e cercando ovviamente di vivere questa esperienza al massimo della potenzialità, sia come gruppo che come pallavolo. Dopodiché abbiamo subito un rientro importante a Castelfranco, una squadra con cui noi facciamo sempre fatica, vuoi perché è una squadra di ottimi giocatori, vuoi perché è l'unica squadra per ora che ha vinto a Grosseto, quindi testa a Vignola, una settimana, cercheremo di stare tranquilli e poi vediamo. Ecco, considerando che la classifica è molto corta, soprattutto fra la prima e la seconda classificata, un altro 3-0 comunque è un buon bottino per quanto riguarda il quoziente 7. Sì, noi abbiamo sempre questo macigno delle 5 sconfitte patite. È vero che anche Conselice e Castelfranco ne hanno 5, ci sono molti scontri diretti, ovviamente Massa e Mirandola con 4 sconfitte, però è importante sicuramente anche il fatto che la squadra abbia voglia di non regalare niente agli avversari e anche se viene via qualche set come alla Spezia è perché se lo merita, perché anche la Spezia ha fatto un ottimo set, quindi sappiamo in questo momento anche accettare che gli altri facciano buona pallavolo, perché in questo girone tutti fanno buona pallavolo, soltanto rispetto al passato siamo un pochino più quadrati e come dici te, una squadra come la nostra, che è molto fisica, molto potente, uscire da palazzetti con la sensazione che difendiamo anche, beh, almeno per me è una cosa molto gratificante. Siamo Gianluca Pellegrino, Gianluca, una bella vittoria 3-0, sesta vittoria consecutiva, insomma rimaniamo agganciati alla vetta. Sì, adesso l'importante è non mollare, partita per partita, cerchiamo di commettere meno errori possibili, poi sì, 3-0 così va benissimo. Poi Temevamo tanto questa trasferta, anche perché ogni partita insomma, fa storia a sé, alla fine insomma, la squadra ha giocato bene, ha fatto una bella vittoria. sì, la squadra ha giocato bene, comunque le trasferte qui in Emilia sono sempre state dure per noi, comunque sono squadre che difendono, noi soffriamo queste squadre, però stasera cioè, con molta pazienza abbiamo giocato questa partita, secondo me mi ha giocato molto, la partita che dovevamo giocare. Ogni set infatti in controllo, sempre un po' di punti di vantaggio, insomma, tranne un piccolo parziale nel terzo set, insomma, non abbiamo mai faticato più di tanto. Sì, primi due set più lì, poi il terzo set abbiamo avuto un po' di ansia sulla battuta della banda lì, del posto 4, però va bene così, l'importante è vincere, 3 punti e adesso continuiamo così.